adesso lo saluto a nome vostro, Beatissimo Padre, la città di dove nel greco è colma di gioia, perché tra le tante città del territorio della diocesi di Napoli ha avuto il privilegio di essere visitata stasera da vostra santità. In realtà il grande privilegio di Torre del Greco è stato quello di essere stata scelta da Dio per dare i natali al beato Vincenzo Romano, primo parroco italiano e secondo al mondo ad essere elevato agli onori degli altari. Questo che appartiene a tutta la Chiesa di Napoli e in particolare al clero di Napoli che ha eletto Vincenzo Romano come suo modello e patrono. Torre del Greco è stata comunque non solo la culla di questo santo parroco, ma anche e soprattutto testimone e beneficiaria della sua azione pastorale, non solo generosissima fino all'eroismo, ma anche originale e anticipatrice di futuri modelli pastorali. Abili di Dio, sia vicino il giorno della canonizzazione affinché il santo parroco di Torre del Greco Vincenzo Romano possa diventare modello universale di vita sacerdotale e di ministero parrocchiale. Intanto all'insegnamento sempre attuale del beato Vincenzo Romano, questo popolo, come vede Padre Santo, ispira la sua vita cristiana e la sua fedeltà alla Chiesa. A nome di questo popolo, ma anche a nome di tutta la Chiesa di Napoli, desidero esprimerle, Padre Santo, la più profonda gratitudine anche per questo dono. Carissimo Padre, e con profonda commozione della terra che tette i natali ha beato Vincenzo Romano. Dopo 141 anni, il Papa ritorna nella terra del Corallo, del mare, all'ombra del Vesuvio, per pregare sulla tomba del nostro parroco santo. All'indomani dell'eruzione del 1700 e delle vicende quotidiane del nostro popolo, dell'ambiente di Gesù proprio, del paese e della città di cui è figlio. La vita di Franco, specialmente quando si tratta di un parroco, compenetra di sé la società che lo circonda e lo esprime, secondo la propria dimensione, un giorno tanta che auspichiamo non lo fa. Thank you.
cuore del Re. Ringrazio voi per il vostro Arcivescovo, il signor Cardinale Michele Rodato, e ringrazio il signor Sindaco per il saluto di voi. Benedetto riconoscente a voi tutti presenti per la preziosa e calorosa accoglienza tipica delle popolazioni in questa terra felice, tra cui straordinarie bellezze naturali sembrano sottolineare la comune gioia di questo incontro. Più giù sentito del cuore del greco, senza dubbio tirato di cento romano, che gli ha lasciato una eredità spirituale preziosa con l'esempio di una santa vita per quel cuore sacerdotale e della naturale dedizione che caratterizzavano i oltre 3 anni del suo ministero pastorale. Erano dei privilegi caratteristici per le vicende storiche e per la disastrosa attività del vicino Gesù che nel 1694 devastò la vostra città terminata da errori e lutti. Con un ritmo di attività quasi incredibile e un maestro di evangelica carità ai sacerdoti e proprio domanda ai fedeli, dei quali condivise sofferenze e preoccupazioni. Fu anche un precursore della carità sociale, così importante per la Chiesa di oggi, con l'assistenza spirituale, garantita dei diritti dei prestatori di domani. Ma il centro umano lavorò intensamente soprattutto per la formazione delle coscienze e per l'immaginazione. Alla radice dei problemi personali e sociali, di solito si riscontrano cause legate all'imperatività delle coscienze e all'imperatività dei cuori. Il centro romano lo sapeva. La formazione dottrinale e morale dei propri fedeli. E pertanto si dedicò con sollecitudine e costanza alla catechesi parrocchiale e al ministero delle confessioni, vedendo in ciò l'occasione privilegiata di formazione delle coscienze. La gente del popolo propose il Vangelo per la sua semplicità e autenticità, divenendo egli stesso testimone credibile del narrato della parola di Cristo con la vita povera, umile e soprattutto integralmente dedita al ministero. Il peso dell'evangelizzazione punta la sua vita a sola vera passione e per questo, come l'Apostolo Paolo, egli si comportò in modo da essere amorevole in mezzo a voi come una madre per nutrire una cultura per proprie gratitudine. Dimostrò anzi di essere disposto a dare ai progressi non solo il Vangelo, ma la sua stessa vita, come a chi diventa anche lui singolare pubblicano. Con tale anno, egli annunciò il Vangelo di Dio, portandosi di essere catechista in tutti i modi e in ogni circostanza. Come pensare, egli usò il metodo della chiari, capitava i credenti dovunque si trovasse, visitandoli dal caso e accompagnandoli lungo le strade, con intuizione che anticipava i tempi, e con ciò ragiono
pressa vestiva, e disse ai fedeli, come se agisse da essa, non restate in uso da lui, ma comprendendo bene, quando si vede consapevolmente alla sua sacra, grazie alla luce e ricevuta dal suono della parola di Dio. La voce dello Spirito, che è il libro di Santo Paolo, progresso nel suo ministero, è la stessa voce che oggi va aprendo a questa chiesa particolare per chiedere a tutti voi di proiettare dalla vostra realizzazione, attendendo alla riforma delle coscienze e la luce della parola di Dio, concorrendo a rinnovare i costumi morali sia nella realtà privata che in quella pubblica. Lo Spirito vi invita ad attuare la carità, e si espande a parte della fede. Lo Spirito vi invita ad operare tutti in unità di intenti, con generosa dedizione, guidando la forza della verità della giustizia. La comunità di Governo non lascerà cadere l'esempio della memoria del suo umile e santo parroco di un tempo. Vi invito a riprendere ancora oggi il suo programma nazionale, per inserirlo nelle moderne tensioni sociali con il suo stesso fervore, con la sua medesima passione. Questo è il ricordo che voglio lasciare a voi, sacerdoti, religiosi, laici, beati, caratteristici, inseriti e beati. Bene, basta a tutti presenti, a tutta la comunità dove la mia benedizione, con il nostro piano con il cielo per le famiglie e per il sostegno, e invito il nostro cardinale per il suo presente a perpetrare questa benedizione. Thank you.